Sono il 39esimo circolo didattico Leopardi e il plesso La Loggetta dell'Istituto Comprensivo Minniti, i due istituti scolastici del quartiere Fuorigrotta recentemente ristrutturati dal Comune con fondi di bilancio pari a 2.600.000 euro. Interventi edilizi consistenti che hanno reso possibile la riqualificazione e la messa in sicurezza delle due strutture per garantire ai ragazzi un'offerta didattica adeguata. La scuola ha finalmente ritrovato i suoi fasti. Questa è una scuola storica del territorio. Nasce nel 1896 ed è un edificio di una bellezza incredibile. L'impegno dell'amministrazione comunale è stato veramente forte, quindi abbiamo portato a termine questo lavoro, hanno portato a termine con grande soddisfazione. Io credo che il passaggio più bello sia stato il viso dei nostri alunni stamattina, quando hanno per la prima volta visto ciò che stava intorno alla loro scuola, che fino ad oggi era stata coperta, e si sono resi conto finalmente della bellezza del luogo in cui loro fanno tutti i giorni, hanno la loro attività. A partire da settembre circa 200 bambini del plesso scolastico La Loggetta potranno tornare a frequentare la loro scuola. Si sono conclusi infatti, grazie al contributo del Comune e su sollecitazione del Comitato La Loggetta, i lavori di ristrutturazione dell'edificio rimasto inutilizzato per più di 3 anni a causa di gravi carenze strutturali. Finalmente, dopo 3 anni e mezzo di esilio in altra zona, siamo rientrati nella nostra sede storica, che è di importanza fondamentale per il quartiere. Per 3 anni e mezzo siamo stati ospiti, e ringrazio la collega della Marotta che ci ha ospitato per 3 anni nel plesso Basile, però abbastanza lontani da questa zona. E la scuola aveva perso la sua oggettività come punto centrale della vita del rione.